Buongiorno, oggi abbiamo il piacere di dialogare con Simonetta Falchi, una ricercatrice di lingua e traduzione inglese presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università degli Studi di Sassari. Simonetta è stata componente dell'equipe formative territoriali della Sardegna e anche della Task Force regionale dell'USR Sardegna per l'emergenza Covid-19. È autrice del volume La didattica dell'inglese ai tempi del Covid-19, in cui presenta il Trojan Learning di cui parleremo oggi. Buongiorno Simonetta. Che Ciao Irene. cosa si intende per Trojan Learning e quali sono le caratteristiche di questo approccio didattico? Allora, il Trojan Learning è un'idea. È un'idea nel senso che è un approccio didattico che ancora, secondo me, ha bisogno di essere sviluppato a fondo. Però parte da un presupposto e per questo presupposto è che da quasi 100 anni si sa in pedagogia che è importantissimo mettere gli studenti al centro del loro apprendimento, però molto spesso ci si dimentica anche del ruolo dell'insegnante. Ecco, nel Trojan Learning l'insegnante diventa un grande architetto perché è come se l'insegnante fosse l'Ulisse che costruisce il cavallo di Troia e cerca attraverso questo cavallo di Troia di affascinare i ragazzi alla propria materia e di farli diventare sempre più curiosi, instillando nel loro cervello un cavallo di Troia, proprio come i Trojan del computer, e facendogli venire il grande desiderio di studiare. Quindi potremmo chiamarla una didattica a tradimento, ecco, questo sarebbe. Però in epoca di computer abbiamo pensato all'inizio che questo segreto potesse essere nell'approccio con le nuove tecnologie. In realtà adesso con questi mesi di DAD mi sono anche resa conto che forse non deve essere necessariamente una cosa mediata dallo strumento tecnologico, ma può essere anche un lavoro fatto tra virgolette a mani nude. Cioè, quello che io all'inizio avrei proposto di fare come una presentazione multimediale, adesso lo potrei proporre per esempio di fare un cartellone a casa. Perché i ragazzi, mentre stanno lavorando sul cartellone con i pennarelli, si dimenticano che stanno studiando, però intanto stanno studiando lo stesso. E quindi, ecco, sta proprio in questo, ingannarli, fargli credere che stanno facendo qualcosa di divertente, qualcosa che a loro piace, ma farli studiare. Perché purtroppo noi sappiamo che i nostri studenti spesso hanno un approccio all'insegnamento che è proprio lo stesso che avevano i troiani davanti al cavallo, cioè timeo danaos et ora ferentes. I nostri studenti direbbero probabilmente timeo insegnanti et ora ferentes, cioè noi possiamo ammazzarci quanto vogliamo, ma loro hanno sempre questo sospetto nei nostri confronti che gli impedisce spesso di godersi la lezione, che poi è la parte più importante per un insegnante, vedere che i ragazzi sono felici mentre apprendono. Il Trojan Learning prevede 5 fasi per organizzare il lavoro didattico. Quali sono e in cosa consistono? Allora, le nostre 5 fasi sono, le ho chiamate anche 5 must per la lezione ideale, sono racchiusi nell'acronimo ICONS, che diventa I per informa, C per coinvolgi, O ordina, N narra e S supera. Che cosa vuol dire? Cioè, noi sappiamo che quando facciamo una lezione, la nostra lezione può essere sincrona o asincrona, ormai questo lo sanno tutti, anche i giornalisti della RAI che parlano e ci insegnano come fare le lezioni, ormai tutti ci sanno tutto di didattica. Comunque, nella lezione sincrona, per esempio, abbiamo visto adesso andavano molto di moda i webinar, le videoconferenze, le presentazioni. Nell'asincrono è già più difficile perché non si sa bene cosa si intende. Quindi, per esempio, in una lezione asincrona noi potremo lasciare ai nostri studenti dei video girati con degli strumenti digitali, ovviamente, come per esempio, faccio dei nomi così, tipo Screencast-O-Matic, oppure possiamo creare dei siti web molto facilmente ormai, sia sulla piattaforma Microsoft con Sway, o sia sulla piattaforma di Google, che possiamo fare i Google Sites, gratuitamente, velocemente e immediatamente condivisibili per i nostri studenti, in più li possiamo aggiornare in continuazione, ma possiamo usare anche delle altre app ancora più semplici, come per esempio Telegraph, che
che ci permette di comporre quasi una pagina di giornale in meno di 5 minuti e di embeddare, cioè di incastonare dei video, delle immagini e dei testi che permettono ai nostri studenti di ritrovare tutto il materiale alla fine della lezione e poterlo poi ripassare. Oppure gli potrei preparare un Telegraph da prima, loro poi lo studiano e alla lezione lo presentano, dipende quale metodologia poi scelgo, se voglio fare insomma un flipped learning oppure una lezione diretta, quello sono nostre scelte. Invece per quanto riguarda il coinvolgere, questo è probabilmente il punto principale del Trojan Learning, cioè per far sentire il ragazzo protagonista di quello che gli sta succedendo, lo devo tirare dentro in tutti i modi nella mia lezione. E la mia lezione ovviamente può essere fatta con qualsiasi metodologia, quindi posso anche decidere, per paradosso, di fare una lezione frontale col Trojan Learning. Però la mia lezione frontale può essere mediata da altri strumenti, come per esempio questi delle presentazioni interattive. Quindi posso utilizzare Nearpod oppure Seatings che mi permettono di fare delle domande a cui i ragazzi devono rispondere in sincrono, ma anche, penso anche alle presentazioni di Google Sites, di Google Presentazioni, hanno proprio l'app Question and Answer, quindi già io posso avere un feedback dagli studenti e rispondere. Posso utilizzare delle web app come Mentimeter o Socrative, che mi consentono in tempo reale di fare delle domande ai ragazzi e dove loro possono vedere il risultato di queste risposte. Oppure posso decidere in una seconda fase di, per esempio, presentare un argomento e poi fare dei quiz su quell'argomento, oppure dei giochi che possono servirmi per la verifica. E quindi posso utilizzare delle app come per esempio Kahoot, Learning Apps, Quizizzes. Possono utilizzare dei test interattivi. Per esempio, c'è Live Worksheets che mi consente di prendere un mio PDF già preparato, inserirlo su Live Worksheets e mi diventa un test interattivo. Quindi io preparo il mio test come l'avrei voluto fare io nella mia lezione, farlo interattivo, il ragazzo lo può compilare anche col cellulare, quindi cosa succede? Usando il cellulare lui si dimentica magari che sta studiando. Volentieri, in realtà tu sempre gli stai facendo la verifica, però per il ragazzo nella sua mente cambia qualcosa e questo ovviamente era prima della DAD. Adesso che siamo andati in DAD, se vedono probabilmente il professore che gli dice prendi il cellulare, gli viene l'attacco di panico. Quindi posso decidere invece di fare una forma creativa come un cartellone interattivo, oppure per esempio come fa mio collega in Finlandia, gli fa fare delle scatole, dei magic box. E dentro queste scatole loro devono mettere delle cose che ricordino l'argomento che stanno presentando. Quindi, che ne so, se devono presentarmi la rivoluzione industriale, dentro dovranno scegliere quali oggetti mettere. E questi oggetti potrebbero essere una foto della Regina Vittoria, una foto di un treno, una foto di... Però nel frattempo cosa succede? Prima si devono studiare il periodo. Poi devono scegliere quali sono gli elementi più importanti. Poi, sulla base di questo, selezionare le immagini più belle e poi ovviamente devono anche, gli metto anche un po' di competizione tra un gruppo e l'altro, quindi devono cercare di farlo anche il più bello possibile e il più pertinente possibile. Ovviamente la valutazione gliela diamo noi. Quindi i ragazzi si sforzeranno e dovranno studiare tantissimo per farlo. Però loro non lo sanno questo, che in realtà i ragazzi più intelligenti alla fine ti sgamano, lo scoprono che cosa stai facendo, però dicono, professore, ma mi ha fatto studiare più di prima? Eh sì, però ti sei divertito, l'importante è quello. Possiamo fare anche appunto mappe concettuali anche condivise e timeline condivise, questo per l'insegnamento della storia o dei periodi storici, nel mio caso che insegnavo inglese, è stato molto utile perché, per esempio, pensiamo a Timeline.js. Timeline.js ci consente di fare tra i ragazzi un documento condiviso, ma io insegnante posso entrare in quel documento condiviso e vedere esattamente quale parte è stata scritta da ciascuno studente. Quindi non possono dire che hanno fatto il lavoro di gruppo e poi ha fatto tutto il lavoro uno solo, perché io so esattamente cosa è stato fatto e chi ha corretto anche quello che hanno scritto i compagni. Quindi posso decidere di dare un punto in più per dire se qualcuno ha corretto la grammatica dei compagni, si può fare. Per organizzare, questa parte è molto importante sia per i docenti sia per gli studenti, perché tutto questo materiale didattico che io ho bisogno di tenermelo in ordine, anche perché teniamo presente che il peggiore difetto del Trojan Learning
è che richiede agli insegnanti tantissimo tempo per organizzare le lezioni. Cioè, soprattutto all'inizio la fatica è tanta. Però devo anche dire che tutti gli insegnanti in realtà fanno tantissima fatica per programmare le loro lezioni. Ormai lo sappiamo, abbiamo un investimento di tempo al di fuori dell'orario di lavoro che non è insomma condiviso nelle altre professioni, ecco, se andiamo in molte professioni. Quindi, per esempio, io potrei come insegnante decidere di organizzare i miei materiali oppure far organizzare il materiale dei ragazzi durante la lezione in repository, per esempio creare dei siti web oppure dei blog. Posso usare delle web app come Peltrees o Pinterest anche, che i ragazzi insomma dovrebbero conoscere abbastanza bene. Oppure posso organizzarmi con delle bacheche interattive condivise, per esempio Padlet, Linuit, oppure adesso sta andando molto di moda Wakelet, che effettivamente ci consente di immagazzinare e mettere in ordine siti web, documenti scritti e tutta una serie di informazioni che poi posso recuperare molto facilmente e quindi potrò utilizzare l'anno prossimo con altre classi o con altre, o con la stessa classe per fare un ripasso, per esempio. Narrare è ovviamente uno dei punti cardine della didattica. Noi tutti sappiamo che come esseri umani ci definiamo tali proprio perché abbiamo iniziato a narrare, a parlare tra di noi. Sappiamo, per esempio, dei famosi dipinti all'interno delle grotte fatte dagli uomini preistorici, proprio perché probabilmente cercavano di raccontare ai figli la caccia che avevano fatto oppure di spiegare ad altri cosa era stato fatto. Quindi proprio narrare è all'interno del nostro, DNA. Come possiamo farlo? In realtà ci sono tantissimi modi. Se sono un genio della lezione frontale, posso tenere una classe ad ascoltarmi per ore semplicemente con l'uso della mia voce e della mia mimica. Io ricordo lezioni meravigliose della mia professoressa di greco del liceo, o anche delle lezioni stupende all'università con la mia professoressa di tedesco, delle cose veramente meravigliose. Quindi non criminalizziamo la lezione frontale, però se vogliamo utilizzare degli strumenti che possono rendere più giocosa la dimensione per i nostri ragazzi, possiamo fare per esempio dei podcast dove i ragazzi ogni settimana un ragazzo diverso potrebbe prepararmi un podcast su un tempo verbale diverso, o posso fare qualsiasi argomento, un podcast sulla letteratura inglese, dipende ovviamente in quale anno sono i nostri studenti, no? E quale tipo di cosa vogliamo fare. Io insegnavo nel corso per elettricisti e meccanici. Gli abbiamo potuto far fare dei lavori sulle parti della macchina. Ecco, si può ovviamente organizzare su qualsiasi argomento, non deve essere per forza quell'argomento lì. Possiamo fare dei video, possiamo chiedere ai ragazzi di inventare un modo per raccontarci qualcosa. E ci sono tantissime web app anche gratuite o comunque che siano freemium, cioè offrono una parte gratuita e poi il resto a pagamento. Possiamo chiedere di creare a loro un libro, per esempio con Bookmaker, possiamo far fare dei fumetti, possiamo far fare dei jigsaw reading, per esempio usando tutta una serie di codici QR, posso organizzare una lettura con dei testi diversi. Se io gli do cinque testi da leggere, magari non li leggono, se glieli do da leggere col codice QR, siccome devono andare. Questa è, per esempio, questa era un'attività che è piaciuta molto a dei ragazzi che erano iperattivi. Avevano difficoltà a stare seduti, quindi io mettevo i codici QR attaccati alle pareti dell'aula e poi loro dovevano ricostruire, la lettura in ordine cronologico. E quindi con questo loro dovevano correre da una parte all'altra dell'aula per capire qual era la sequenza giusta e questo, li ha aiutati a seguire bene una lezione, che altrimenti invece per loro sarebbe stata noiosa e quindi non avrebbe favorito certamente l'apprendimento. Oppure posso utilizzare dei selezionatori randomizzati, come per esempio Wheel of Names, che è proprio come la ruota della fortuna, inserisci i nomi, giri la ruota e parte qualcosa. Questo si può usare anche con i bambini più piccoli, perché per esempio Wheel of Names proprio ci consente di inserire delle immagini anziché delle parole. Però in inglese io lo posso usare, per esempio, per organizzare dei roleplay dove io inserisco i mestieri e all'interrogazione giro la ruota, ti esce doctor, ecco, quindi tu sei il dottore, rigiro la ruota, tu sei il postman, ok? Allora organizziamo il postino che porta al dottore una lettera, ovviamente in questo caso sarà sul Covid perché in questo periodo non si parla d'altro, però possiamo organizzare molte cose molto facilmente in realtà con l'aiuto di queste web app.
che ci sembrano molto difficili. La prima volta che li usiamo forse ci mettiamo un pochino a imparare, però in realtà ormai sono disponibili moltissimi video tutorial che ci consentono di imparare in un quarto d'ora le funzioni base di queste web app e quindi non dico di padroneggiare, però almeno di riuscire a presentare qualcosa ai nostri studenti in maniera un po' diversa, anche inserendo una cosa diversa in ogni lezione, e i ragazzi saranno più, diciamo, propensi a vedere, esci a vedere cosa fa oggi la prof d'inglese, quella stravagante, ok? Perché poi quelle d'inglese sono sempre quelle stravaganti, no? La S di Supera mira proprio a invitare i docenti a superare i propri limiti e quelli della realtà. Noi sappiamo che molto spesso ci ancoriamo al libro di testo, che pure io consiglio sempre di seguire perché ci dà una struttura logica che è ovviamente già studiata e quindi in caso, per esempio, di prima supplenza ti dà dei punti di riferimento molto importanti. Però a un certo punto senti anche il desiderio di superare te stesso e possiamo superare noi stessi, quindi provando nuove metodologie, formandoci, andando oltre i nostri limiti, oppure superare i limiti della realtà. Come facciamo? Abbiamo tantissime opzioni ormai, l'intelligenza artificiale ci viene incontro, per esempio noi insegnanti di inglese con l'uso dei chatbot, anche il banalissimo Siri o Alexa o tutti quelli che ormai possiamo usare facilmente. Permettono di avere la funzione in inglese e si può interagire facilmente. Il ragazzo può fare delle domande e ottenere delle risposte. Io come insegnante potrei chiedere ai ragazzi, trova la risposta a queste domande utilizzando Siri. E quindi loro devono dialogare con Siri finché Siri non gli dà la risposta giusta e quindi devono trovare il modo di formulare la domanda nel modo giusto e di pronunciarla nel modo giusto, perché io stessa ho avuto problemi all'inizio con Siri perché quando gli dettavo le cose lui aveva un accento più americano, io avevo un accento più British English e delle volte mi fraintendeva. E quindi anche lì io ho capito come dovevo tarare la mia pronuncia, perché avevo delle espressioni dialettali dovute al fatto di aver vissuto in certi quartieri e quindi per Siri era un problema perché ovviamente l'intelligenza artificiale funziona così. E questo ti dà anche una possibilità di scoprire un'altra cosa, e cioè che dobbiamo attivare tutto la nostra intelligenza per andare incontro alla macchina e che la macchina non è perfetta, non è tutto perfetto quello che viene dal di fuori, ma l'interazione anche con la macchina può produrre degli effetti benefici per la didattica. Qui ho messo una foto di Edmondo. Edmondo è una possibilità che ci viene offerta da Indire, è praticamente un open sim basata su Second Life. Probabilmente gli insegnanti della mia età ricorderanno Second Life perché era appena uscito quando noi eravamo, tra virgolette, giovani. E praticamente ci dà la possibilità di avere un avatar che vive in una realtà parallela e di creare dei contenuti, una casa, tutto quello che ci serve. Indire ha acquistato un Open Sim dove noi possiamo accreditarci come insegnanti e poi, dopo aver fatto il primo corso base, possiamo anche ottenere i permessi per poter accreditare i nostri studenti. Quindi ci troviamo in un mondo parallelo. Questa che ho inquadrato qui nella nostra immagine è un'attività che avevo proposto, per esempio, per il ripasso delle proposizioni di nuovo. Quindi su, giù, destra, sinistra, in mezzo. Come l'ho strutturata? Allora, abbiamo inserito delle forme geometriche. Dei solidi geometrici e ogni solido ha un suo colore diverso. Esistono due colori per ognuna di queste. Quindi c'è, per esempio, vedete il cono arancione e il cono viola. Che cosa facevo? Quindi dicevo agli studenti, clicca sulla tabella in grande dove c'è l'investigatore con la lentina. Loro cliccano lì, gli appare una card con le istruzioni dell'esercizio. La card gli dice: ok, adesso ti devi fare 10 foto. Una deve essere dietro il cono viola. Ovviamente non sto fotografando lo studente, sto fotografando il suo avatar, ok? Quindi lo studente deve collocare il suo avatar dietro, oppure sopra la piramide arancione. Quindi lo studente a questo punto mi deve conoscere le proposizioni di luogo, deve conoscere i colori, deve conoscere le forme geometriche. Se per caso lo studente non le ricordasse, in fondo alla pagina avevo creato delle tabelle per poter ripassare. Si alzavano per 20 secondi e poi si riabbassavano. Quindi
quindi lo studente può correre, però ovviamente questa attività è a tempo. Dopo aver scattato queste foto, le dovevano incollare su un PowerPoint e inviarmele via mail. Questo comprende tutta una serie di abilità, ovviamente, no? Quindi abbiamo l'abilità di conoscere la lingua inglese, ok. Poi devono però anche saper mandare un'email, che non è una cosa da dare per scontata, e devono essere veloci. Paradossalmente è successo che ho avuto quasi lo stesso tempo con dei ragazzi portatori di handicap in prima e dei ragazzi che invece erano considerati super bravi della scuola in quinta. Perché? Perché i ragazzi di quinta non ricordavano come mandare una mail. Ed era il super bravo della classe, però non si ricordava una cosa del genere. Un altro non si ricordava come fare il PowerPoint. Invece il ragazzino, che era pure ragazzino considerato problematico, considerato caratteriale e con un 104, insomma, abbastanza importante, quell'anno stava seguendo il corso delle TIC, aveva appena visto come si fanno i PowerPoint, aveva appena visto come si mandano le email col professore dell'altra disciplina. È riuscito in 2 minuti a capire come poteva andare a guardarsi le tabelle per ripassare e ha fatto questa attività. Quindi da questo, tra l'altro, ho migliorato moltissimo il rapporto col ragazzino che dal giorno mi diceva: ma io questa cosa la posso usare anche per parlare, ma tipo tu potresti insegnarmi come fare su Fortnite a parlare con gli inglesi, così magari mi metto qualcuno figo in squadra. E quindi ecco, da lì, perché siccome vedono che tu sai usare la realtà virtuale, allora automaticamente tu diventi una persona che è interessante per loro. Ma io non ci avrei mai pensato di potergli insegnare Fortnite English, però quello poi è diventato un modulo della mia programmazione di quell'anno, perché per i ragazzini era vitale, quindi lo fai, anche perché poi gli insegni a presentarsi, gli insegni a fare delle domande, le stesse cose che gli avrei insegnato comunque, però loro pensavano che erano su Fortnite e quindi le studiavano volentieri. E il solito è questo, e quel trojan è questo, imbrogliarli, cioè trovare la chiave di lettura per fargli amare quello che tu stai insegnando. E una volta che loro sono dentro e sono fregati, è come quando ti arriva un Trojan sul tuo computer e sei nelle mani di chi ti ha rubato il computer. Sono tuoi schiavi, diciamo, per amore della scienza, e da lì va tutto in discesa. Però la fatica è tanta, perché ogni giorno ti devi inventare qualcosa di diverso, quello sì. Grazie Simonetta, grazie davvero per il prezioso contributo, grazie davvero. Niente, figurati, grazie a te, anzi, per l'opportunità.